Buongiorno a tutti e bentrovati al primo appuntamento di Coffee Break. Dal momento che in questi giorni siamo confinati in casa, con i capelli scombinati, andando in giro in pigiama e facendo divano, frigorifero, divano e soprattutto senza la possibilità di andare a sgommare sui tornanti con le nostre auto, che è la cosa che preferiamo, Special Stage ha deciso di allestire questo piccolo salotto così che voi possiate fare la conoscenza di alcuni dei nostri amici che partecipano più spesso ai nostri tour. Buongiorno a tutti, sono Mike Wheeler e questa è Affare Quattro Ruote. Sono Roberto, ho 28 anni, vengo da Bergamo e anch'io partecipo alla video intervista di vent'anni. Salve a tutti, sono Troy McClure, forse vi ricorderete di... Mi chiamo Andrea Cappelletti e ho 37 anni, minchia, a 36, abito a Cantù. Sono Gigi, ho 39 anni e vengo da Cagliari. Mi chiamo Lisa, ho 28 anni e sono di Como. Sono Michele, meglio conosciuto come Gabbia, 27 anni forse, tra un po'. Sono Alberto e ho 39 anni. Sono Stefano, 2016 è stato il mio primo anno. Difficile ricordarsi. Stavo cercando qualcuno che organizzasse dei tour in macchina. Ricordo di aver trovato il sito. Vedevo questa pagina su Facebook. Nel 2015 andò al My Street e venerdì sera entrando in pizzeria abbiamo conosciuto Mattia. Scoperto per caso. Il giro in Valle d'Aosta nel 2017. E il primo giro è stato sulle Alpi svizzere al Sustempass, il Praxair Road Trip, all'evento del Torini Canovia 2015. E niente, fine evento mi sono detto wow, era proprio quello che cercavo. E da lì direi che li ho fatti praticamente tutti. La varietà delle auto, basta avere un'auto sportiva e tanta voglia di partecipare, concentrati sul puro piacere di guida, che hanno la stessa voglia di fare la stessa cosa, ossia guidare, divertirsi, vedere posti nuovi. Finalmente un gruppo di appassionati di auto. Tu non devi fare niente, devi solo pagare e seguire il percorso. In tutto e per tutto, dalla colazione, il pranzo, l'aperitivo, le soste. In pratica è come essersi trovati in una grande famiglia. Questa qua dietro. E la mia questa. Quella. Elise del 98, trasformata in Exige S1, K20, pesantemente lavorato. Il TMGT lo uso ovviamente per ammazzare tutti, chiunque. In Francia, l'anno scorso ad agosto. Al passi svizzeri, 5-6 passi svizzeri e strade perfette. Nel Verdon, strade epiche, posti stupendi. Anche le strade delle Dolomiti, passi dolomitici, secondo me sono favolose. In Toscana, e su due giorni c'era un'atmosfera da gita scolastica. Privé. Al tour della Pianina Ligure, delle bottiglie sfumate prese in prestito, è partita la gara di gomme fumanti. Io sono gonfiato andando in Special Stage. Forse il miglior mezzo te lo fate lì. Sì, direi che su questo ci sa veramente fare. E pur non essendo quello lo scopo per cui uno va, si mangia bene. Ho conosciuto tante persone che abitano di qua, di fianco a me, e mi organizzerò solo certe uscite. Hai anche possibilità di vedere appunto strade, scorci che non avresti modo magari di vedere da solo perché sono strade che non conosci. Sia l'occasione quando ci si ferma ai punti tappa di ammirare spesso e volentieri paesaggi da cartolina veramente fantastici. Bertani. La mia simpatia. Lo dico con umiltà totale. Penso che non ci sia un lato che prevalga sull'altro. Sarebbe un sogno che speriamo di realizzare, anche se le dura. Subito sulla Selvino, che è la strada di casa. Sì, seriamente un posto valga l'altro. Tanto alla fine tutti gli eventi di Special Stage sono tutti belli. Se dovessi scegliere Special Stage del Monte Carlo oppure uno Special Stage di casa come quello delle Langhe.
Special mi manca tantissimo. Vi mancate tanto, amici. Troppo, speriamo di rivederci tutti insieme. E non vedo l'ora di poter guidare insieme a voi. Come le chiosti. Spontaneo. Mi raccomando, senza cantilena. Michele. Anche se presa in giro, non so perché, tra l'altro, non capisco perché. Ho conosciuto Special Stage nel 2016. Ma non lo chiedo, non vedo niente, quindi. Ciao, mi chiamo Lisa, ho vinto. Non abbiamo fatto il rally. Nessun rally abbiamo fatto, la mia età, non era col 3000. Chuck, 18. 25. Arr! Cosa devo dire? Mi piace questo anello. Emin. Basta, mi si può finire una frase? Io non sono capace.